il manzo, abbiamo detto, non ci piace tanto perché è molto grasso. Ai giapponesi il manzo piace grasso, no? Prima parlavamo della carne di Kobe, ok? E la carne di Kobe, fondamentalmente, ti dico io, si parla di 50 euro per 200 grammi di carne, fondamentalmente. E effettivamente il rapporto qualità-prezzo è abbastanza mediocre. Perché quando tu compri queste cose, no? Carne di Kobe, pesce di Pinco, gambero di pallino, granchio del Mar del Giappone, non paghi la qualità, ma paghi fondamentalmente il nome. Cioè è un elemento, un qualcosa che serve per creare status all'interno della società giapponese. Nel senso che chi mangia queste cose lo fa sì perché è roba buona, però non è che è roba buona che vale quello che costa, vale perché crea status, nel senso che chi mangia queste cose magari è considerato dagli altri una persona di livello più alto, quindi che sta comunque in alto nella piramide sociale high class, si direbbe, no? Come chi va a fare la spesa da Daimaru o da Takashimaya, che sono i supermercati quelli più classici, più tradizionali di Kyoto, sono stati i primi. Fondamentalmente vendono la stessa roba degli altri, però costa il doppio. E le persone che abitano in centro, le persone, gli anziani soprattutto, ci vanno e continuano ad andarci tutti i giorni, fanno la spesa lì, fanno la spesa nel senso che comprano la frutta, la verdura, la pasta, tutto lì, tutti i giorni, spendono il doppio, lo sanno che spendono il doppio, lo sanno che spesso sono prodotti che magari vengono chissà da dove, ma fare la spesa lì costituisce status, e per mantenere lo status loro continuano a fare la spesa lì. E quindi boh, è un po' come in Italia, no? Che c'è gente che fa a gara per... La gente fa a gara a chi ha il cellulare più bello, a chi va nel locale più alla moda, a chi c'ha la macchina più bella, no? E quindi questa è un po'... solita storia della società consumistica, il consumo che crea la differenza sociale, ti fa apparire e appunto vieni considerato dagli altri qualcosa di superiore e te consideri gli altri qualcosa di inferiore, okay? Quindi magari ecco, da questo punto di vista i giapponesi sono anche un po' più furbi, perché nel senso il giapponese che ha la possibilità di farla questa cosa, i soldi ce li spende, perché c'è la possibilità di spendere. Però chi non c'ha la possibilità non li spende, cioè è consapevole che non può andare a mangiare spesso la carne di Kobe, quindi non ce li spende. Ma in Italia, anche chi c'ha zero, magari c'è gente che c'ha zero nel conto corrente, ma l'iPhone se lo compra lo stesso, insomma. La macchina se la compra lo stesso. Magari si indebita, va sotto un banco, ma chi se ne frega, insomma. Insomma, quindi questo è un po' un tipico comportamento anche di ora dell'italiano. Insomma, quindi anche in Italia siamo abituati, diciamo, a questa cosa, cioè creare status e mantenere status spendendo tanti soldi. E tornando al discorso di prima, la carne è molto grassa, cioè il giapponese piace grassa, noi la compriamo fondamentalmente di importazione dall'Argentina, dal Sud America, la carne di Kobe, sì, buona, molto buona, però rapporto qualità-prezzo mediocre, perché 50 euro per 200 grammi di carne, poi forse ci sono anche posti dove la paghi anche di più, in media diciamo 50 euro, e non li spendo io personalmente, insomma anche perché insomma qua con lo stesso prezzo ci mangio più di un chilo di fondi, è una cosa che io non faccio. Insomma, spero che questo video definitivo vi sia piaciuto. E come avevo promesso, ora risponderò a Yakimo Seymour, che nel video numero 10, quello dove parlavo degli stipendi in Giappone, è intervenuto e mi ha detto alcune cose. Ora, per chi non avesse visto il video, io in questo video parlavo appunto dello stipendio medio in Italia, dello stipendio medio in Giappone, e ho detto che in Italia diciamo lo stipendio medio attuale considerato
dignitoso è 1000 euro. In Giappone, la controparte giapponese, diciamo, quello, lo stipendio medio, dicono, non né alto né basso, ma medio, considerato dignitoso in Giappone, è 200.000 yen, che è fondamentalmente lo stipendio normale di un impiegato base. E io ho detto che con 1000 euro in Italia, ora come ora, fra affitto, bollette da pagare, eccetera, è difficile vivere indipendentemente dai genitori. In Giappone, però, con 200.000 yen c'è la possibilità di vivere indipendentemente dai genitori, perché comunque gli appartamenti costano tot, le bollette costano tot e i soldi per vivere ti avanzano. Io ho affermato così anche perché conosco delle persone che lo fanno. Allora, Yakimo Seibor, Yakimo, che in giapponese significa? Significa? Yakimo cosa significa? Esatto, patata grigliata, cotta alla brace, come sono quelle lì? Alla brace di solito, patata cotta alla brace, vabbè, ma questo, vabbè, comunque, questo era il significato di Yakimo in giapponese. Allora, Yakimo Seibor ha il coraggio di dire le seguenti cose. Del Giappone non hai ancora capito un tubo, ci abito da 35 anni, non trovo praticamente nessun punto in comune con quel che racconti. E uno. Se dici di prendere 200.000 yen come stipendio, in Giappone vuol dire che muori di fame e non arrivi neppure a mangiarti un hot dog al giorno. Ma cosa racconti, ragazzo? Io, che sono a 1.500.000 yen al mese, che sono circa 11.000 euro attuali, ho problemi per chiudere il mese e sono single. Abito in una casa mia nel centro di Tokyo, quindi senza dover pagare un affitto. Oppure, se hai 200.000 yen al mese, significa che vivi in cima al Fujiyama, che non esiste. Forse voleva scrivere Fujiyama, Monte Fuji, che Fujiyama vuol dire spiaggia Fuji, è esattamente il contrario. Ma perché raccontare cavolate a questi toscani? Ora, io non credo che questa persona sia realmente esistente, cioè credo che sia un account creato così solo per venire a rompermi le scatole. Perché ora uno facendo due o tre conti, no, che non porta a essere geni, ma 11.000 euro al mese in qualsiasi parte del globo. Se lavori, non so, massimo 10 anni, ma anche meno, dopo un po' chiudi baracche e burattini, ti compri una casa al mare, vivi di rendita, investendo anche in modo più o meno facile e non rischioso, senza problemi. Tra l'altro da single, con una casa di proprietà. Ma quindi ora io non... Però... Ti voglio rispondere pensando che tu sia una persona vera e che abbia detto sul serio. E quindi mi metto, cioè, proprio
ti rispondo sinceramente, pensando che tu sia vero. Con 11.000 euro al mese, se non ce la fai a chiudere il mese, come hai detto te, 11.000 euro di guadagno al mese, netti, vuol dire che, numero uno, vai a mangiare fuori tutte le sere, ma non è che vai all'Egiziano a Pontassieve, vai da Cracco, da Barbieri, da Gio Bastianici, Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Gio Bastianici, il top della ristorazione. E non solo, ma ogni sera vuol dire che vai al casinò e ti sputtano i soldi, vai al pacinco e ti sputtano i soldi, vai a giocare a valle e ti sputtano i soldi, vai a puttane e ti sputtano i soldi, ma non puttane Calenzano, uscita dell'autostrada, cioè roba seria, escort, tipo Rubio Minetti Berlusconi, quel livello lì. E poi magari hai comprato due Ferrari e non hai soldi per pagare le rate, hai fatto il passo più lungo della gamba. Cioè, le spiegazioni sono tante, capito? Ora, te non le hai messe, ma le posso ipotizzare, ok? Quindi, riassumendo tutto, non è che te non arrivi a fine mese per colpa del Giappone, per colpa dell'Italia, per colpa dello Yen, per colpa dell'Euro. Non arrivi a fine mese per colpa tua, perché non ti sai gestire i soldi che hai. Facile, ok? Quindi, detto questo, saluto tutti, nulla, dopo aver detto questa cosa sono preoccupato. Comunque, saluto tutti, arrivederci al prossimo video, e in particolare appunto a Yakimo, saluto particolare a lui, e Yakimo, in effetti, no, patata cotta alla brace. In effetti, no, invece di stare su YouTube, cioè esci un attimo, vai a una bancarella, se abiti a Tokyo, in centro a Tokyo ci sono le bancarelle, sì, eh? Oh, a Tokyo ci sono le bancarelle, vendono le patate cotte alla brace, lì ci saranno, esci, vai a una bancarella, in tranquillità, ti compri le patate cotte che ti piacciono tanto, tipo ne compri una, la assapori, la assaggi, e poi te la ficchi nel culo.